Questa sera Claude è morto. L'amavo. La mia vita si ferma e comincia nello stesso tempo. Per evitare di nominare l'evento, dico prima e adesso. Prima, come se si trattasse di un paese, vasto territorio lussureggiante, il mio continente. Prima, ovvio, era bianco, luminoso, leggero, evidente. Prima era liscio e a volte eccitante. Eravamo immortali e cinici. Eravamo vivi. La morte degli altri non ci turbava. Usavamo verbi come crepare. Eravamo eroi. Eravamo spirituali e nervosi. Guardavamo ai dettagli. Eravamo spesso insoddisfatti, impazienti. Pretendevamo che la vita fosse perfetta. Avevamo i nostri criteri in tutta innocenza. Mettevamo in scena la nostra ordinaria arroganza. Organizzavamo i nostri drammi quotidiani. Rimproveravamo l'altro se non aveva comprato il pane. Era prima, era altrove. Eravamo noi. Stasera Claude è morto e io sono viva. Mi lascia senza averlo voluto per distrazione. Mi lascia con il mio desiderio, con le mie domande. Sono all'ospedale, accompagnata da Gianni. La donna della citazione mi chiede la carta d'identità e il numero della tessera sanitaria. Ci indica delle sedie di plastica arancione. Dico grazie. Faccio esattamente ciò che mi si chiede. Seduti, senza parlare, il mio amico e io. Vietato fumare. Calzo sandali di cuoio marrone un po' grandi e i miei piedi si muovono da soli. Sono circa le 9 di sera. Claude ha avuto un incidente con la moto. È in sala operatoria. Fino a qui siamo ancora nella trama della nostra storia. Posso ancora dire noi. Sono all'ospedale. Tutto è in gioco, nulla è definitivo. Penso che un incidente è una cosa idiota. 3 giorni prima del trasloco, una vera fesseria. Ho voglia di dirgliene di tutti i colori, anche di consolarlo. Sembra che vi sia una lesione a una spalla. Me l'immagino con il gesso e un'espressione furiosa. Non oso agitarmi, non sospiro. Non cammino avanti e indietro. Ho l'aria tranquilla. Aspetto il seguito. Il seguito dura ore. Viene notte. Facciamo la spola tra la casa e l'ospedale perché non ci permettono di fermarci. Disturbiamo. Ci sbattono gentilmente fuori. Ci allontanano. Fumiamo in macchina. Io, che non fumo più da 2 anni, aspiro la mia prima boccata. Non è un piacere, ma non posso stare senza far nulla. Senza niente. Fumo vicino a un'altra persona che fuma. Ritrovo quella sensazione dimenticata. Inspirare. Far uscire il fumo dal finestrino aperto. Scuotere la cenere al momento giusto, nel posto giusto. Non troppo presto né troppo tardi. Gettare il mozzicone con un gesto che parla da sé. Vivere al ritmo della sigaretta. Quando il ritmo del mondo circostante si è interrotto. Fumare nell'attesa. Marcare ogni secondo. Mi sembra che questa storia della sala operatoria duri un po' troppo. L'incidente è successo alle 4:30, poco prima dell'uscita da scuola. Sono passate le 10. C'è qualcosa che non torna. Si possono solo fare ipotesi in silenzio. Non dire nulla, non guardarsi, vietarsi di pensare, di immaginare. Attraversare la città nel tepore della sera, non avere una meta. Inventare un obiettivo. Rientrare a casa mia, poi un altro. Tornare all'ospedale. Ci diciamo che tra tutti e due riusciremo a ottenere qualche informazione. Non sono arrabbiata né con Claude né con l'ospedale.
Provo solo un'inquietudine confusa, un sentimento che non mi è familiare. So di vivere qualcosa di eccezionale, di singolare, istanti rari di cui certamente riparleremo in seguito. Ridendo addirittura quando tutto sarà finito. Si ride di tutto dopo. Si rivive la scena, la si racconta, magari esagerandola. Ci si confessa la paura provata, si distorcono i fatti, li si amplifica, si esagera, si mente, ci si aspetta quel piacere, il privilegio di raccontare, tutti insieme intorno a un tavolo. È bello flirtare con il pericolo quando ormai si è al sicuro. Scherzare con la morte è un buon argomento per riderci su quando si è scampati. Poi arriva il momento in cui so, poco prima di mezzanotte, non c'è stato nulla da fare. La frase che segna il confine tra il prima e l'adesso. Non c'è stato nulla da fare. Si è già nel niente. È la fine della storia. Così semplice. Uno è vivo e poi è morto. La pelle è calda, poi è fredda. Ci sono tante cose da dire, ma si starà zitti. Gli occhi sono aperti, gli occhi sono chiusi. Non ho più visto i suoi occhi di velluto scuro. Non c'è stato nulla da fare. Sono muta, stranamente calma. Che cosa separa la vita dalla morte? Se è tutto, poi non si è niente. Niente. Non si ha più voce, non si ama più, non si sa più. Di avere una moglie, di avere un figlio, che è estate e che bisogna traslocare in una casa nuova. E c'è da lavorare per 6 mesi, che si era deciso di non andare in vacanza per levigare, scrostare, dipingere. Si vive, è normale, poi si muore. E nessuno ci è abituato. Allora improvvisi. Imbastisci il niente con il niente. Devi restare viva perché hai un figlio. Questo lo capisci subito. Colui che ami diventa un corpo. Senti dire il corpo. Non ha più nome, consistenza, desiderio. Attraverso di lui non passerà più nulla. Non protesterà. Non darà consigli, non esprimerà mai il suo dolore. È una massa inerte. Tutto già indifferente. Che cosa si può fare con un corpo senza vita? Niente. Non se ne può fare niente. Si può solo metterlo in un angolo, sottrarlo alla vista. Bisogna vivere questa realtà. Due medici ricevono Gianni e me. Dura 5 minuti. Seduti in una piccola sala scura. Potrei porre domande e chiedere dettagli. Mi accontento di ascoltare. Sento una sfilza di parole, come emorragia, arresto cardiaco, collasso del lato destro. Sento collasso. Sento rianimazione. Sento una tempesta di grandine, un'irruzione. Mi persuadono che è meglio così. Per via delle conseguenze. Fanno intravedere l'ombra di un dramma ancora più grande. Evocano il peggio, l'escalation del peggio. Non ho scelta. È certo meglio così, poiché lo decidono loro. Claude è morto ed è meglio così. Devo ficcarmelo in testa. Poi mi chiedono se lo voglio vedere. La proposta mi sorprende. Dico di sì. Con grande saggezza. Ed è lì che davvero comincia. Non serve a niente scriverne, perché nessuno ti crederà mai. Sei in piedi, in un locale con le pareti piastrellate. Al centro vi è una lettiga con le rotelle, una grande custodia di plastica bianca con la cerniera lampo. Dentro
C'è l'uomo che hai lasciato la sera prima per andare a Parigi. Sporge solo la testa. Il volto è leggermente ferito sullo zigomo destro. Ti commuovi per il minuscolo cerotto, ma soprattutto da quel lato il viso è deformato. Una testa quadrata come le vignette di Pierre Lapolis, che tutte le settimane lo facevano ridere leggendo. Stai in piedi e guardi. Non puoi dirgli che sei lì. Non ne sapeva niente del fatto che ti saresti trovata lì, tu viva, lui morto. Allora non sai quanto tempo devi trattenerti, tutta la notte o 3 minuti. Per la prima volta il senso ti sfugge, non c'è più senso. Restare, andarsene, fa lo stesso. Ormai sei sola a decidere. Fai ciò che ci si aspetta da te. E invece di metterti a urlare, a spaccare tutto, saltare addosso ai medici, che se ne sono già andati, resti lì, senza reagire. Dici grazie, dici scusi, sei fatta delle buone maniere inculcate da tutta una vita. Hai sotto gli occhi l'uomo con cui hai vissuto 20 anni e che si è appena ammazzato con la moto. È in custodia. I suoi occhi sono chiusi per sempre. E ancora dici grazie e per favore. Non chiedi nulla, assolutamente nulla. Non ti viene in mente niente. Quasi ti saresti scusata per il disturbo. È ripugnante. La cortesia remissiva della classe operaia, la vergogna di recare disturbo. Sempre la stessa storia. È talmente restia a disturbare che non sai a che ora è morto. Ti è sfuggito. Ci vorranno 3 mesi per sapere l'ora della sua morte. Una volta al telefono ti sentirai dire: ma è davvero così importante? Tutto ciò che osi chiedere è di tagliare una ciocca di capelli, con una voce flebile e imbarazzata. Ma non te lo lasciano fare. L'impiegato dell'ospedale, quello addetto ai lavori più ingrati, che si trova sin dall'inizio nella stanza, se ne occupa lui con un rasoio. E ti disturba che lo faccia con un rasoio, perché così rimane un segno sulla tempia e si sente un rumore come di strappo, un rosicchiare di topo. Sai già i dettagli e la logica della morte. Ormai solo i dettagli possono tenerti in vita. Ti aggrappi ogni secondo dettaglio ridicolo, perché l'essenziale non esiste più. Tendi una mano verso di lui, lo tocchi. Il calore è scomparso. Il disegno delle labbra, la barba di 3 giorni, le sopracciglia folte. Hai la ciocca dei capelli neri in mano. Sollevi la testa, cerchi lo sguardo dell'amico. Poi camminiamo nel corridoio. I miei sandali risuonano sul pavimento. Un ciak, ciak, sconveniente che non riesco a evitare. So ancora camminare, scendere le scale, tenermi alla ringhiera. Claude non mi ha aspettato. Niente, arrivederci. Non mi ha aspettata e io non me lo spiego. Morto in mia assenza, alle mie spalle. Non capisco. Non capisco. Non una parola. Un'ultima parola per me, un gesto, una stretta. Ricordo il bacio fuggevole di quando sono uscita per andare a Parigi. Un bacio fuggevole e lieve davanti al portone della nostra nuova casa. 3 volte niente. Uno fioramento. Perché non ci si abbraccia come se fosse l'ultima volta? Perché non l'ho stretto tra le braccia? Vado a Parigi e lui muore. Ne muore.
Ci presentiamo all'accettazione per farci rilasciare un certificato di morte, come prescrive la legge. Non sono io a saperlo. Gianni, che ha già avuto a che fare con la morte, ha acquisito certi riflessi. Si propongono di tornare domani. Ovviamente le 11 di sera è un orario scomodo. Dico che non tornerò. Non attraverserò ancora una volta la città. Un uomo sbucato dall'ombra ci tende un voluminoso sacco della spazzatura azzurra su cui è incollata un'etichetta. Claude S020658. Unità trauma. Le cose di Claude mi vengono restituite in un sacco della spazzatura, insieme a una busta di carta da pacco con un'annotazione a mano, un bracciale, un portachiavi con due chiavi, un portachiavi con sette chiavi, una carta Visa Bank di Savoia, una tessera al parcheggio Ville de Lyon, un ticket ristorante, un portafoglio nero, una tessera sanitaria vitale. Documenti del veicolo, patente, carta d'identità, tessera elettorale, 2 franchi e 10 centesimi. Ecco, non mi rendo conto di niente. Per esempio, che manca il suo orologio. È mezzanotte passata, sono sola nell'appartamento. Davanti a me c'è il sacco della spazzatura azzurro. Lo apro o non lo apro? Unità, trauma. Tiro lo spago e filo il braccio sino in fondo. Prendo il suo chiodo di pelle tagliato in due per tutta la lunghezza. I jeans beige tagliati all'altezza del cavallo. La camicia con una minuscola macchia di sangue. Le Clark nere. Non sapevo come si era vestito oggi. C'è anche la cintura che gli avevo regalato da poco e che non gli piaceva. È la prima volta che la mette. Sono in bagno. Le sue cose sono sul pavimento di linoleo mal lavato. C'è odore di cuoio. Rinfilo tutto nel sacco. Non so dove mettere il sacco. Occupa tutto lo spazio. Pesa! Cammino nell'appartamento per non pensare al sacco. Avanzo lungo il corridoio, sino alla camera di cui non oso aprire la porta. Torno indietro. Mi sistemo in cucina, abbastanza più familiare. Mi siedo sulla panca rivestita di cuscini. Mi guardo intorno, cerco delle tracce della sua ultima giornata senza di me. Cerco un indizio che mi dica perché ha accelerato come un folle su una moto che non era la sua. Passo in rivista le stoviglie sullo scolapiatti. Indugio sui canovacci appesi al loro posto. Esamino la posta in un angolo del tavolo. È pulito, ben asciugato. La spazzatura non è stata svuotata. Dentro non trovo nulla che risponda alla mia domanda. Apro il frigorifero. Sono rimaste delle lenticchie all'arto, del latte, yogurt e formaggio. Gli armadietti, tutto è in ordine. Resto a lungo in cucina. Apro la finestra e per la prima volta l'occhio mi cade sul rodano. Non cerco di localizzare la luna. Respiro l'aria di inizio estate carica dell'odore zuccherino dei tigli. In soggiorno ci sono delle cicche nel posacenere. 4 sigarette fumate probabilmente ieri sera. Trovo un disco di Cat Anoma sul piatto dello stereo. Cheval Mouvement, testo di Olivier Tardieu, musica di Rodolphe Burger. Aprendo il cofanetto fuori serie, capito su un testo di Pierre Alféri, Filmage, che non mi ero ancora presa la briga di leggere e che annuncia, mi sembra, il suo prossimo libro, Le cinéma de famille. Perché non abbiamo parlato insieme? Perché è troppo tardi? Il regalo della festa del papà è sul tavolino basso, una piccola pianta carnivora che chiude le foglie quando la si tocca.
Nella segreteria telefonica ci sono due messaggi, uno di IT e uno del commissariato. Sprofondo nella poltrona di cuoio scuro comprata dal rigattiere più di 10 anni fa. Mi faccio piccola, piccola. Se potessi scomparire, inghiottita e via. Entro nella camera di T. Il parquet scricchiola. Non accendo la luce, pacato. La stanza, già svuotata dei suoi giochi, non è in disordine. Qui non ho niente da fare. Non so cosa ho voluto verificare. Scappo. Alla fine apro la porta della nostra camera. Ai piedi del letto c'è il libro che Claude aveva appena finito. Guida ragionevole al frastuono più atroce di Lester Banks, il critico rock americano. Sfoglio le pagine su Lou Reed e leggo: Vivi in fretta, fai il cattivo, abbrutisciti, muori giovane. Su una poltrona c'è un paio di pantaloni sporchi. Sul bordo della finestra c'è un binocolo dimenticato. Trovo alcuni dei suoi capelli neri sul cuscino e il suo odore, nel quale affondo la testa. Spengo e inizia la prima notte. Arriva un momento nel quale mi devo alzare, perché sento suonare alla porta. Sono le 7 del mattino e Gianni non è uscito a chiudere occhio per tutta la notte. È lui che prepara il caffè, che prende in mano tutto. Sta in piedi, è forte, è indispensabile. Andiamo al commissariato. Due agenti leggermente imbarazzati ci forniscono le prime informazioni. Ci indirizzano al commissariato del sesto arrondissement, dove si è verificato l'incidente. Mi lascio scarrozzare sin dall'inizio. Salgo in macchina, scendo dalla macchina, metto un piede davanti all'altro. Dico il mio nome, dico di sì, confermo l'ortografia, scuoto la testa. Vengo gestita. I due agenti ne sono un esempio perfetto. Mi offrono una sedia, mi dicono signora, mi dicono prego. Non arrivano se non offri il mio bicchiere d'acqua. A casa arrivano tutti, i miei genitori, mio fratello, gli amici già avvertiti. Il telefono suona in continuazione. Ripeto decine di volte la stessa cosa. Ho bisogno di dire, di ripetere che è morto. Sono io che chiedo agli amici di chiamare. Trasmetto il messaggio. Chiamate, non importa quando, chiamatemi. Mastico e rumino la sua morte, come per convincermene. E più mi ripeto, più mi allontano. Sono già distante, altrove. Non sono più io. È un'altra che prende il mio posto. Io sono scomparsa quando è scomparso lui.